Virgilio è il mio nome. A Mantova sono nato 70 anni prima di Cristo. Ho servito fedelmente Augusto Imperatore e guidato i passi del Sommo Dante nella Divina Commedia. Ho narrato storie di pastori, contadini, guerrieri. Ed ora è la mia terra che vi voglio far scoprire. Qui io abito, sulle rive del maestoso fiume Mincio, tra le austere pietre del castello medievale e le fascinose stanze della più grande reggia italiana. E ancora cammino nei giardini senza tempo della corte dei Gonzaga, dove sublimi letterati, artisti e musicisti fecero di Mantova la culla del Rinascimento. Le opere, la passione e l'ingegno delle mie genti hanno creato e plasmato questo luogo unico al mondo. Qui io vi prenderò per mano per liberare il vostro cuore ed illuminare il vostro sguardo. Un giorno ricordare tutto questo vi renderà lieti. Nel 1492 accadono un bel po' di cose. Cristoforo Colombo scopre l'America, Lorenzo de' Medici, Lorenzo il Magnifico, muore, cade l'ultima roccaforte araba in terra europea, Granada, e si compie la riconquista. Il giorno del 7 novembre del 1492, giorno del mio compleanno, a Hensesheim, cade un meteorite di 120 kg. Ma soprattutto, nel 1492, nasce Giulio Romano. Nel 1524 Giulio decise di dipingere questo incredibile capolavoro di grandissima dimensione, una tavola trasportata poi successivamente su tela. Uno dei suoi discorsi pittorici sicuramente più espliciti, uno dei suoi capolavori più importanti, fra l'altro un evento particolare riuscito a vedere qui nella cornice di Palazzo Te, perché è proveniente dalla collezione dell'Ermitage di San Pietroburgo. Un dipinto particolarmente scomodo per l'epoca, perché a differenza di quanto avveniva nelle incisioni, di quanto avveniva nel ciclo degli amori degli dei precedentemente proposti nel percorso mostra, qui non c'è assolutamente alcun riferimento a personaggi identificabili nell'Olimpo greco. Peraltro è molto interessante vedere come l'erotismo di Giulio non si fermi a quella che è la più esplicita scena rappresentata, fra l'altro con il tocco di voyeurismo che è tipico per quanto riguarda Giulio Romano, ma come andremo a vedere nelle placchette decorate di questo letto che ospita uno degli amplessi più importanti della storia dell'arte mondiale, ci sono fauni che si divertono in modi molto molto strani. Esattamente 8 anni dopo il grande capolavoro dell'Ermitage, Correggio realizza un altro dei grandi amori della storia dell'arte mondiale. In questo caso parliamo di una delle grandi geste erotiche del nostro caro amico Zeus, in accoppiata con Danae. Il dipinto è molto particolare e molto interessante perché ha due diversi livelli di lettura. Uno è quello più eminentemente erotico e quello più fortemente legato alla passione amorosa. In realtà questo è un dono Gonzaga nei confronti di quello che è l'imperatore Carlo V all'epoca, ed ha una lettura molto più profonda, molto più sottile, molto più politicamente impegnata, perché è proprio grazie alla presenza di Giove che si vuole ricostruire, si vuole affermare una sorta di autorità imperiale, andando quasi in barba a quella che sembrava essere una prerogativa unicamente papale.
Nel 1521 Giulio arriva a Mantova ed è proprio fra il 1521 e il 1522 che realizza questo splendido dipinto, un'ode alla figura della cortigiana sul modello di quello che è stato il prototipo del suo grande maestro, cioè Raffaello, e vale a dire la Fornarina. Un dipinto che abbiamo l'opportunità di vedere e di poter amare grazie al prestito da parte del Puškin Museum, affiancato a quella che è la rappresentazione più storicamente apprezzata del modello raffaellesco proprio da parte di Raffaellino del Colle. Due dipinti senza tempo. Sui contenuti di questa stanza siamo avvertiti fin da subito da quello che è il cartello che anticipa l'entrata, che ricorda un po' il parental advisory delle copertine dei miei dischi punk adolescenziali. Dopo la morte di Raffaello, i modi disegnati da Giulio Romano, incisi da Marcantonio Remondi e commentati da Pietro Laretino, quindi un tridente estremamente libertino, diventano un nuovo modo di parlare di erotismo e di sessualità. Dalla caduta degli dèi al limite della pornografia. Il percorso mostra inizia da uno dei più grandi capolavori di Giulio Romano, la Sala dei Giganti di Palazzo Te. Ed è questa la sede in cui avremo l'opportunità di conoscere attraverso i disegni del Louvre, attraverso i prestiti dell'Albertina, attraverso i due grandi dipinti provenienti dall'Ermitage di San Pietroburgo e dal Puškin di Mosca, una delle tematiche più importanti a cui Giulio Romano diede grande input e diede grande forza, la tematica erotica. Non conosceremo solo opere del maestro, non parleremo solo di dipinti, ma parleremo di grandi incisioni, vedremo splendide sculture e passeremo anche attraverso quelli che sono i dipinti più rappresentativi di un'epoca grandemente amorosa. Stiamo per entrare nella seconda parte e nella seconda sezione della mostra dedicata a Giulio Romano al Palazzo Ducale di Mantova, dove avremo l'opportunità di apprezzare quanta e quale fu l'influenza di questo geniale maestro sui suoi allievi contemporanei. Siamo passati nelle stanze di Palazzo Ducale, sempre qui a Mantova, dove troviamo la seconda parte della mostra dedicata a Giulio Romano, con un focus particolare su quella che è tutta la sua opera grafica e disegnativa, in particolar modo su quello che è stato il cantiere più importante affidato al Pippi da Federico II Gonzaga, che ovviamente riguarda Palazzo Te. E all'interno di questo splendido allestimento, dove riusciamo a vedere per la prima volta alcuni dei fogli più importanti conservati sia al Louvre che all'Albertina di Vienna, spicca sicuramente lo studio per gli dei dell'Olimpo che assistono terrorizzati alla caduta dei giganti, peraltro importantissimo proprio perché le parti bucherellate al centro sui due cavalli centrali appunto rivelano quanto questo disegno fu utilizzato come spolvero per la realizzazione poi del più grande e maestoso progetto iconografico. Uno dei dati più importanti, una delle testimonianze sicuramente più importanti della grandissima perizia tecnica raggiunta da Giulio Pippi proprio per quanto riguarda la tecnica del disegno, ovviamente non segue a quello che era stato il suo grande apprendistato presso la bottega di Raffaello Sanzio. Quello che vediamo in questo momento è uno dei prodotti più tipici per quanto riguarda la creatività di questo intramontabile maestro che diventa mantovano, partendo da un disegno che ancora una volta
esemplifica in maniera abbastanza chiara, abbastanza manifesta quelle che sono le grandi qualità raggiunte dal nostro Giulio nella elaborazione e ideazione di veri e propri oggetti di uso comune, soprattutto di uso decorativo. Le moderne tecniche portano poi l'osservatore a poterne valutare una realizzazione in tre dimensioni e una sua proiezione più ologrammatica. Sempre all'interno di questo splendido percorso di mostra troviamo un altro dei fogli più importanti per quanto riguarda la produzione di Giulio Pippi, riguardante appunto l'allegoria del buon governo di Federico II Gonzaga. Anche questo un altro dei più importanti fogli in prestito proprio dal Museo del Louvre di Parigi. Giulio Pippi non fu solo un frescante, non fu solo un pittore, ma fu uomo di grande ingegno. Si dedicò effettivamente alla realizzazione di molteplici opportunità. Prima fra tutte è quella dei grandi arazzi, per cui preparò i modelli con i Trionfi di Scipione, che anche qui ritroviamo attraverso tre splendidi fogli, tutti e tre provenienti dal Museo del Louvre. Ancora una volta, tre prestiti fondamentali per comprendere al meglio grande arte grafica di Giulio Pippi. L'estro di Giulio Romano non si ferma alla semplice pittura, al semplice affresco, alla semplice realizzazione di modelli per arazzi, come abbiamo visto finora, ma incarna una delle personalità più assolutamente moderne di tutto il Cinquecento, dedicandosi esattamente come farà Scarpa all'incirca 400 anni dopo al vero e proprio design di oggetti. E qui possiamo vedere una nutrita serie di fogli, anche loro molto molto importanti, che non solo anticipano il concetto del design, ma soprattutto anticipano le grandi incisioni neoclassiche della fine del Settecento. Ancora una volta il Museo del Louvre ci offre l'opportunità di poter vedere due splendidi fogli che mettono in confronto il maestro e l'allievo, da una parte Raffaello Sanzio, dall'altra parte Giulio Pippi, entrambe impegnati con due studi importantissimi per la realizzazione del monumento funebre di Francesco II Gonzaga. Appassionati di cavalli, i Gonzaga fecero costruire questa strepitosa galleria, detta Galleria della Rustica, 67 metri di lunghezza. Sembra quasi che ci si debba aspettare da un momento all'altro l'arrivo al galoppo di due fantini, al photo finish. Siamo arrivati nell'ultima parte della mostra dedicata a Giulio Romano qui presso le sale del Palazzo Ducale, e l'ultima è una delle più importanti sezioni, è dedicata proprio a quelli che sono i suoi collaboratori ed in particolare a due personaggi, Fermo Ghisoni da Caravaggio e Rinaldo Mantovano, le cui due grandissime tele campeggiano proprio alle nostre spalle. In entrambi i casi riusciamo a vedere quanta e quale fu l'influenza del genio romano trapiantato a Mantova a partire dal 1521. Per esempio alla mia destra c'è uno splendido dipinto di Rinaldo Mantovano, esattamente preso da un disegno di Giulio Romano ad oggi custodito presso il Museo del Louvre. Un'altra grande botta di energia.